Io le assicuro che vivere per conto terzi, in mancanza di autonomia, vuol dire assenza di privacy e limitazione del libero arbitrio. Vuol dire avventure inimmaginabili per compiere qualsiasi cosa, anche le più piccole e quotidiane. È una vera sfida. Come in trance, ma che è colpa mia se Roma è piena di buche? Hai da vedere le storte che mi sono preso. Oh, i San Pietrini sono antichi, cioè io c'ho una meta, un obiettivo, c'ho da arrivare veloce, subito, capito? E poi io faccio per lui, è per un farlo sentire diverso, no? Cipolla, e arrivaci un po' tu, tutte le mattine da Morlupo. Sono arrivata un po' accaldata, eppure un po' stanca. Eh no, non ho una lavatrice a Morlupo. Non c'è neanche una lavanderia a gettoni ogni 100 metri. Eh sì, sì, io mi appoggio se sono stanca. Non sarà mica colpa mia adesso, se Attilio sta proprio ad altezza... Il muro. Non mi ricordo come si chiami. La metamorfosi dell'assistenza in prestazione contro l'utente. Quando si va a sbattere contro il muro dell'incapacità di intendere e di volere. Sublime la sua capacità di imboscarsi. Qual è, secondo logica, il risultato dell'andare? Se non quello di ritrovarsi un altro punto dello spazio. E quante peripezie per arrivarci? Buche, binari, dossi, radici, fossi, scale, ancora scale, troppe scale. Quanta energia spesa per arrivare là, piuttosto che stare qua, a gratis. Magari per approdare a nulla, ma nulla è meglio piuttosto. Ergo, scegliamo piuttosto e rimaniamo qua. Il filosofo? Eh già, lui è il vago. Con la sua ingegnosa trovata di mettere il pappagallo rivolto all'ingiù, è riuscito a dimostrare contemporaneamente due cose. Che la pipì non può salire e che è possibile farsi la pipì addosso in modo originale, per il riflusso. Lo chiamo il vago perché è piuttosto assente. Si risveglia solo quando vede un pallone. Oh! Io a Tirio gli voglio bene! Con quel problema! Che mica lo risolvi così! A volte lui ci crede proprio! Fino all'ultimo minuto! È tanto buono! È un pezzo di pane! Però Burello mi fa una pena! Mi fa tanta pena! È romanista! Mitraglietta! Siamo stato fatto per caso a fare questo mestiere! È bontà, cioè, sono imposto di fare questo mestiere! No, perché c'è tanta, vedete, questa certa confusione che poi non ci puoi neanche mangiare. Il ragioniere, io quello volevo fare, che mia mamma me lo diceva. E piaceva Giulio Iglesias. Erde, sono stata la prima. Cosa significa poi la prima? Come se essere la prima possa garantirti una stabilità, una tranquillità. Ma il primo e l'ultimo si toccano nel cerchio della vita. E io sono in via nel bianco e nero, nel quel grigio esistenziale dell'esistenza che altro non è che grigio, come le mie caccole. Sì, come le caccole del mio naso. Quello sparto gelatinoso. Quello che la gente dice non è bene. E a chi lo sa? Fiatella, e credo fermamente nell'assistenza domiciliare ai più disagiati e credo che si debba dividere il proprio tempo con quest'ultimi avendo acquisito le tecniche di base
per il soccorso e l'assistenza. E sono un assistente affidabile. Attenta. Accorta. Amorevole. Appassionata. Il pezzo forte. B. Portamento signorile, anche se un po' rigido. Quando guida sembra robotizzato, quasi incurante del traffico intorno a sé, per cui guida sempre sull'orlo dell'incidente, totalmente inconsapevole delle proprie scelleratezze. A rendere il tutto ancora più inquietante, una misteriosa medicina. C'è solo da augurarsi che sia ad ampio spettro, perché come una volta rivelò, sempre col solito sorriso... Se solo mi dimenticassi di prendere questa, sarei capace di qualunque cosa. Orgogliosa di te. Grazie, zia. Hai già trovato chi ti pubblica il libro? Sai, questo è il vero problema. Fanno tutti dei bei discorsi sull'handicap, poi ti fanno tanti complimenti e ti liquidano dicendo che questo genere di pubblicazioni non ha mercato, perché il pubblico non vuole sentirsi angosciato. Guarda, caro, io ho un amico alla RCS al quale potrei chiedere se può interessarsene. Ma dai, sarebbe fantastico, la realizzazione di un sogno. Facciamo così, mi mandi un piccolo estratto, lo leggo prima io e nel caso lo faccio avere al mio amico. Perfetto, ti mando subito un'email con un allegato. No, caro, ti prego, mandamelo per posta, perché io col computer non so fare nulla. Viene apposta un giovane ingegnere che mi dà ripetizioni. Ma tua zia è proprio una zuccona. L'hai legato, poi non so come aprirlo. Ma guarda che semplice. Basta cliccare sopra il... Attilio, non essere insistente. Ma veramente io non sono insistente, zia. Quando ti metti in testa una cosa, diventi proprio petulante. Hai un modo di fare da maleducato e non porti rispetto per nessuno. Ma guarda che volevo solo dire che... Sei una persona insopportabile. Qualcuno ti ha messo in testa che sei un genio e invece sei solo un presuntuoso. Uno cerca di aiutarti e tu gli fai proprio perdere la voglia. Ma veramente io... Fammi parlare, zia! E no che non ti faccio parlare! Hai già parlato anche troppo e adesso mi sono proprio stufata di occuparmi di te. Il libro pubblicatelo come ti pare. Tanto fai sempre di testa tua. Ma io... Zia! Quando madame e monsieur incombono e tu sei solo, occorre controllare il traffico con una certa prudenza. Poiché puoi accontentare solo madame, da buon gentiluomo ti devi ergere in posizione seduta. Poni perciò la carrozzina polifunzionale nella modalità di salita e cominci l'ascesa, ma mentre la pressione del sedile si sta allentando, le bastard tenta di scappare. Per bloccarlo allora, l'innalzamento va arrestato immediatamente e allo stesso tempo va avviata l'operazione di discesa verso una rassicurante e invalicabile seduta. Sollievo per il pericolo scampato. Tuttavia, madame protesta ed esercita una certa pressione. Non può essere trattenuta. Riprovi a salire. E, non appena possibile, monsieur cerca nuovamente di approfittarne. Arresta allora la salita e tenti da quella posizione. Je vous en prie, madame! Ma lei sembra titubante e timorosa perché c'è ancora quello scomodo personaggio minaccioso che vuole evadere a tutti i costi. Oh, seulement, il una quantità però insufficiente. Così dopo una decina di minuti, madame preme nuovamente per completare l'opera iniziata, ma messo sempre in agguato. Non lo consente.
dopo 2 ore di stop and go, sei sfinito e cerchi qualcuno che possa venire ad aiutarti. Perciò, verso mezzogiorno, telefoni al servizio d'emergenza, che risponde: per gli utenti dell'assistenza domiciliare non possiamo intervenire prima delle 16. Coniando così un nuovo simbolo, l'emergenza differita. Ormai ero la frutta. Camminare mi costava una gran fatica e qualche rovinosa caduta, oltre a richiedere tempi biblici. Decisi così di prendere una sedia a rotelle, da utilizzare inizialmente soltanto per i tornei di bridge, perché restassero ancora un divertimento. Un giorno torno a casa da lavoro. Mia madre mi corre incontro e con tutto il suo entusiasmo mi annuncia: amore mio, è bellissima. La stessa sedia che a mia madre sarebbe parsa bellissima avrebbe cambiato il mio modo di vedere le cose e di rapportarmi con il mondo esterno, arricchendolo di molte cose nuove, alcune delle quali impensabili, a cominciare dai bambini. I più piccoli, in carrozzina come me, mi guardano stupito di scoprire che uno grande, grosso e vaccinato sta ancora in carrozzina. La sedia a rotelle è come una scatola magica, piena di sorprese, eh? Si può rompere il telaio, si può forare una gomma, si può avere la sensazione di stare seduti su una bomba se un maldestro benzinaio gonfia troppo le ruote. Basta un niente. Ma è anche un qualcosa che accompagna la tua vita. È la tua mobilità, prima di tutto. Ed è così versatile che all'occorrenza può trasformarsi anche in un sanitario quando sono costretto a fermarmi all'angolo di una strada per fare pipì. La mia prima sedia a rotelle l'ho trattata come la mia prima macchina, tenendola in vita fino alla fine, trapiantandole sempre pezzi nuovi, fino alla forzata rottamazione. Con le altre ho sempre solo flirtato, ma quella elettronica l'ho fatta rivestire di Alcantara beige ed è bellissima, proprio come diceva mamma. Tutta questa vita si intreccia magicamente con il mondo dei sogni, laddove la sedia a rotelle scompare proprio perché è soltanto un ausilio per il mondo reale.